Allora, siamo in diretta con Paolo Indiani per commentare questo 2-2. Lei in settimana in alcune interviste aveva detto sicuramente difficilmente finirà 0-0, è finita 2-2, è comunque un punto per come si era messa la partita, per voi è sicuramente importante, vi permette di tenere l'Arezzo a 5 punti. Ma io sono leggermente rammariato perché se facevamo il 2-1 bastava anche 10 minuti prima, forse ce la facevamo a vincerla. È chiaro, quando vai sotto in doppio svantaggio con 2 gol del genere, sono contraccolpi negativi per una squadra, però noi abbiamo continuato a giocare uguale come quando stavamo 0-0. E credo che la squadra abbia raggiunto il pari in una maniera credo straordinaria e a giusto ricompensa della prestazione. Chiaro che l'Arezzo, no, con l'espulsione di Mancini ha potuto giocare tutto il secondo tempo, uno in meno. Le chiedo su quell'episodio lì, lei ha capito la motivazione per cui l'arbitro ha espulso il giocatore dell'Arezzo? Perché l'ha offeso, talmente semplice. Se offende l'arbitro, ti butta fuori. Ecco, le chiedo. No, lo so perché Sì. lo spiegava l'arbitro ai componenti dell'Arezzo in sottopassaggio alla fine del primo tempo, perché io non potevo sentire, sentivo l'arbitro commentava questo con i giocatori dell'Arezzo. Ecco, le chiedo se si aspettava comunque un Arezzo con un atteggiamento più difensivo, nel senso vi ha aspettato, cercava di ripartire, se l'aspettava un po' così, l'Arezzo anche 11 contro 11. Aveva detto l'allenatore nella conferenza, ma a noi non ci importava niente. L'Arezzo poteva fare quello che voleva, noi giochiamo così sempre comunque. Arezzo, con chiunque, noi cerchiamo di andare di là, prendere la partita a mano noi e andare. Sempre così. È chiaro, giocando così puoi rischiare un gol come il primo. Il primo un gol lo rischi, il secondo non conta ed è un peccato perché se finivamo il primo tempo con il semplice svantaggio, probabilmente la vincevamo. Ecco, prima delle domande da studio di Luigi Alberti, le chiedo, lei aveva detto anche in settimana, per noi questo è un test, no? Perché giocheremo contro, sarà un altro avversario di, diciamo, di alta classifica, giocheremo comunque in uno stadio pieno con il pubblico, le chiedo che voto dà la sua squadra e come esce il San Donato alla fine di questi 90 minuti. Ma io nell'intervallo ai ragazzi sul doppio svantaggio gli ho detto che stavamo facendo una partita straordinaria. Riconfermo che abbiamo fatto una partita straordinaria e lo temevo anch'io perché la prima volta giocavamo in pubblico, no? Di solito si gioca in un cimitero. La prima volta giocavamo in pubblico e la prima volta in uno stadio così che i miei giocatori ce n'erano due che avevano fatto una partita del genere. È chiaro che il responso è ultra soddisfacente. E Luigi, non so se...